Ciao ragazze, ciao ragazzi. Come promesso, questa settimana sarà molto speciale. Questo è il secondo video speciale, perché oggi ho un giveaway, direi un po' vecchio stile per voi, nel senso che questo video è interamente dedicato a questa mega mega sorpresa dal valore di oltre 1000 euro, ragazzi, che io ho per voi e che regalerò ad uno di voi, che riceverà direttamente tutto a casa senza nessuna spesa di spedizione e niente. Ci tengo a sottolinearlo. Ci tengo molto a fare questa sorpresa e a farvi questo regalo per ringraziarvi di tutto quello che mi avete dato in questi 10 anni, di tutto l'affetto e il supporto che ho ricevuto da voi e che continuo a ricevere ogni giorno. Come vi ho detto anche ieri, per me aver realizzato questo sogno, aver potuto trasformare la mia passione, quello che era un gioco, in un lavoro, e nel lavoro più bello che possa esistere, perché me lo sono scelto io, è la cosa più bella del mondo e lo devo a voi. Quindi questa settimana, questi video speciali e anche questo mega mega giveaway, questo mega regalo, sono appunto per ringraziarvi. Vorrei poter fare veramente un regalo del genere ad ognuno di voi, ma siete davvero davvero troppi, perché ormai siamo oltre 708.000 su YouTube, siamo a 340.000 su Instagram, siamo tipo a 300.000 su Facebook, quindi sono numeri astronomici. Io non credo di aver nemmeno mai visto nella mia vita così tante persone, quindi non riesco nemmeno ad immaginarvi tutti assieme, perché è un numero che sinceramente mi spaventa un pochino, quindi è meglio che io non ci pensi. Quando filmo questi video penso sempre che siate un'unica amica o un unico amico davanti alla videocamera a cui io sto parlando, perché se mi immagino questi numeri comincio ad impaperarmi e mi emoziono, quindi è meglio di no, meglio di no, siete veramente troppi. Ma appunto, se potessi, farei un regalo così ad ognuno di voi per ringraziarvi, perché non sapete, probabilmente non sapete quanto siete importanti per me e quanto avete fatto per me in questi 10 anni. Adesso vi farò vedere prodotto per prodotto tutte le cosine che fanno parte di questo regalo che uno di voi riceverà a casa gratuitamente. Lo ripeto di nuovo, non c'è nulla da pagare e chiunque può riceverlo a casa. Le uniche cose che controllerò sarà se siete iscritti, insomma, al mio canale, al mio Instagram e ai miei canali social, perché voglio fare questo regalo a un mio follower vero che mi segue davvero ovunque. E poi, insomma, basta scrivere un commento a questo video, basta che scriviate regalo, nel senso che so che volete ricevere questo regalo a casa, ecco, e basta. Oggi siamo il 26, ah sì, io anche controllo, oggi è il mio compleanno su YouTube, quindi oggi è il 26 di agosto e io lascerei la possibilità di lasciare commenti eccetera fino al 15 di settembre. Quindi il 15 di settembre nella descrizione di questo video ci sarà il nickname di chi riceverà a casa questo regalo. Direi che non c'è nulla altro da aggiungere, vi faccio vedere prodotto per prodotto tutto quello che fa parte appunto di questo mega regalo gigantesco, ragazzi. Inizierei da lei, la Fairy Tail. Questa è una candela molto speciale, lo sapete. Voglio regalarvela perché è appunto la candela che ho creato io con Jewel Candle. Vabbè, a parte che io amo il packaging, secondo me è la candela più bella del mondo. Profumo di caramello e di vaniglia, che è la profumazione, oh, che io adoro, vi giuro. Starei ad annusarla per ore, ma non mi dilungo troppo perché già la conoscete. L'importante è che sappiate che questa è una candela molto preziosa, una candela gioiello, perché all'interno di ogni candela si trova un paio di orecchini in argento placcato oro 24 carati che ho disegnato io. Quindi è una candela super super speciale che, se siete miei follower veri, sicuramente vi piacerà, vi piacerebbe ricevere, e quindi ho voluto includerla in questo giveaway. Vi metterò comunque il link alla candela dal sito, se qualcun altro vuole acquistarla eccetera, ve lo metterò nel box di informazioni. Comunque c'è la mia Fairy Tale ispirata al mondo delle principesse, al mondo delle fiabe, che appunto ho creato io. E dopodiché tutto il resto, ragazzi, è make up. Siete pronti? Perché ci sono un sacco di cosine. Allora, ci sono un sacco di cosine Benefit, i due 3D Brow Tones in magenta e rich purple, poi c'è la High Brow Pencil, la Precise My Brow Pencil, la Goof Proof Brow Pencil, tutto prodotti per le sopracciglia di Benefit, che lo sapete è il brand numero uno al mondo per le sopracciglia. Poi c'è il Gimme Brow ed il K Brow, questi sono in tonalità
3 e anche la Goof Proof e la Precise My Brow Pencil sono in tonalità 3. Sempre di Benefit ci sono due correttori, c'è l'Industrial Strength Concealer e poi c'è l'Hydrating Concealer, entrambi sono in tonalità 2, quindi sono molto standard come colore, dovrebbero andar bene a, alla maggior parte di voi che mi seguono. Poi, altro brand, passiamo a NYX. Di NYX c'è questa palette pazzesca, Highlight and Contour Cream Pro Palette, con tutti i colori necessari sia per l'illuminante che per appunto creare chiaroscuri per un contouring perfetto. Io amo questa palette. Poi sempre di NYX ci sono due rossetti suede matte lipstick, uno in tonalità Electroshock, uno in tonalità spicy. Poi di Zoeva ho un paio di cosine da regalarvi e sono questi due rossetti Luxe Cream Lipsticks in tonalità Faith and Love e Cooling Passion. Non voglio aprirli perché sono nuovi, quindi li lascio chiusi anche se vorrei farvi vedere le tonalità. Ho un sacco di cosine anche Fenty Beauty per voi. E ci sono, allora, c'è il Soft Matte Longwear Foundation in colorazione 150, questo è il Pro Filter. E poi ci sono anche due Hydrating Longwear Foundation, il nuovissimo fondotinta di Fenty Beauty, colorazione 235 e 255. Ho inserito due tonalità diverse perché spero di trovare la tonalità giusta per chi vincerà questo regalo. Sempre di Fenty Beauty c'è la mitica sponge, la Precision Makeup Sponge e poi sempre di Fenty Beauty c'è la nuova Terra Sunstalker in colorazione Island Ting. Poi abbiamo tutta una serie di matite. Allora, una è di Rouge J ed è per le sopracciglia, colore chocolate. Poi abbiamo un eyeliner Ink Me di Rimmel London. E poi ci sono una matita Multiplay Pupa, una e due matite invece di Deborah Milano. Uno è il lip liner numero 13, in un colore molto, diciamo, non proprio nude, ma va bene, benissimo, praticamente con tutti i colori di labbra. Sono stata attenta ad inserire colori quanto più portabili e di tonalità che possano andare bene a tutte e a tutti. E poi c'è la 24 ore matita labbra tenuta estrema, anche questa è di un bel colore nude molto portabile. E poi di Sephora c'è il Bright Future, che è uno stick illuminante. Poi di Dior, anche di Dior ho diverse cosine per voi, sono tutti prodotti labbra. C'è la Dior Edit Lip Tattoo, questa è una tinta labbra pazzesca ragazzi, io le amo. Poi ci sono, allora, c'è questo che è un gloss, Dior Addict Gloss, con tutti questi micro brillantini, che si può usare sia da solo che come top coat su un rossetto. Poi c'è il Lacquer Plump, di questo bellissimo rosa, questo è meraviglioso ragazzi, lo adoro. E poi c'è questo che è un pochino più glossy, è il Fluid Stick, anche questo in un colore bello portabile, quindi 4 prodotti Dior super. Poi ci sono un sacco di cosine, che cosa vi faccio vedere? Mamma mia, ci sono un sacco di cosine. Allora, ho un sacco di cosine anche di Mesauda Milano da regalarvi. Ci sono, allora, 3 Cover Stick Foundation, anche qui ho cercato di inserire quante più tonalità possibile in modo che possa andare bene per tutti. C'è la Cinnamon Fudge e Praline, di cui la Fudge è la più chiara. E poi sempre di Mesauda ho anche due correttori per voi, il correttore One Stroke in colorazione C50 e W80. Poi un sacco di cosine anche di Pupa e vi faccio vedere subito. Ci sono due Metal Matte Lip Fluids in colorazione 001 e 003. Poi sempre di Pupa della stessa collezione ci sono due Rock and Rose 3D Eyeshadows in colorazione 002 e 003. E poi sempre di Pupa della Glitter Bomb abbiamo un ombretto in glitter effetto olografico, anche del packaging si può vedere, molto carino, colorazione 003. E poi ultima cosina di Pupa, questa le adoro, è la Glow Obsession, è un illuminante liquido pazzesco. Poi di L'Oreal invece ho
tre correttori e questi sono i correttori che ho usato nell'ultimo Full Face First Impressions, che tra l'altro ho usato anche oggi, ovviamente non questi, questi sono nuovi, sigillati, ma è lo stesso correttore che sto usando in questo periodo, mi sta piacendo molto, ed è l'Infallible More Than Concealer, e qui anche ho inserito tre tonalità per cercare di accontentare un po' tutti, la 329, 331 e 337. E poi sempre di L'Oreal c'è l'Unbelievable Brow, questo e anche questo l'avevo già usato in un video con voi, ovviamente non questo che è nuovo, ma in un'altra tonalità l'avevo provato con voi e mi era piaciuto molto. C'è sia il gel per sopracciglia che lo scovolino, che è doppio all'interno, angolato da una parte e poi il classico scovolino per pettinare le sopracciglia dall'altra. E poi ci sono, io le amo queste, sono i rossetti liquidi opachi, non mi ricordo come si chiamano in realtà, vediamo, no, non c'è scritto, ma sono rossetti liquidi opachi, sono praticamente delle tinte labbra in colorazione Rebel e Stand, sono in un nude marroncino molto carino, questo viola stupendo. Poi, allora, sempre di Deborah Milano c'è la Secrets of Camouflage, che è una palette di correttori, e sono i correttori correttivi che vanno a correggere tutte le varie discromie della pelle. E poi di Wet n Wild c'è solo una cosina, ed è la mini palette di ombretti, questa è in colorazione Hooked on Vinyl, la 343B. Poi abbiamo la palette Morphe, che se seguite le guru americane, ok, le youtuber americane, sicuramente conoscete perché è famosissima, ed è lei. Ta-da-da! La apro per farvela vedere bene, ci sono un sacco di colorazioni che devo dire sono tutte stupende, quindi così le tengo per me, no sto scherzando, ma ci sono un sacco di ombretti opachi per trucchi sia nude che smoky, un pochino più scuri, quindi si possono creare veramente tutti i trucchi del mondo, mi piacciono un sacco questi aranciati, e alcuni sono glitterati ma tantissimi sono opachi, quindi è una palette veramente top questa. E poi, allora, di Kiko ho una cosina e di Diego Della Palma ho una cosina. Di Kiko il Magnetic Impact Eyeshadow in colore 06, e poi di Diego Della Palma ho il Hologram Eyeshadow in colore 179. Appunto, non vi sto aprendo tutti i prodotti perché voglio rimangano sigillati, in modo che chi di voi riceverà a casa tutto questo regalo, appunto, saranno ancora chiusi, sigillati, imballati. Poi di Mellow Cosmetics, io amo i rossetti Mellow Cosmetics, lo sapete, opachi, sono pazzeschi, e questo è effettivamente uno degli ultra matte lipstick che mi piacciono tanto, in colorazione New York. E poi ho anche tante cosine di Natura Verde Bio, che è questo brand con cui ho collaborato molto, come sapete, che amo perché ci sono ingredienti completamente naturali e biologici. La prima cosina è questa matita occhi, appunto, che va benissimo sia se siete allergici che se avete appunto pelle delicata eccetera, con questi prodotti siete super 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 sicuri. E poi sempre di Natura Verde Bio ci sono due fondotinta fluidi, le colorazioni sono, vediamo se le trovo, ah sì, è la numero 1 e la numero 2, quindi spero davvero che possa andare bene per tutti. Poi c'è un fard illuminante, questo è in colorazione 01. Due gloss, io amo questi gloss, e questi sono in colorazione, uno è un nude con dei micro glitterini dorati bellissimo, l'altro invece è un po' più shiny sul bordeaux, volevo trovare, ah sì, uno è, la tonalità è 05 mattone, e l'altro invece non riesco a trovarla, ma è un nude glitterato, questo è stupendo, mi piace di più il nude rispetto all'altro. E poi ci sono tre rossetti sempre di Natura Verde Bio, sono Lipstick Pure Natural, appunto vi dicevo che gli ingredienti sono super super, sono tutti naturali e biologici, e le colorazioni sono rame, rosa chiaro, questo invece non ha la colorazione, ma forse posso farvela vedere, è questo bellissimo marroncino nude, lo richiudo subito appunto perché non voglio aprire prodotti. E questo è quanto ragazzi, questi sono tutti i prodotti che fanno parte di questo gigantesco regalo, non so nemmeno in quale pacco potrò inserirli per spedirli a chi li vincerà, perché è veramente, c'è tantissima tantissima roba. E vi ho già spiegato che cosa fare per ricevere a casa queste cosine, quindi non mi resta che ringraziarvi ancora una volta per tutto quello che fate per me, mandarvi un bacio grandissimo, dirvi che vi voglio bene, e ci vediamo domani con un nuovo video.
Ciao.